Il grande edificio dell'amore cortese si regge su due architravi. Uno, l'amore è desiderio, quindi l'amore è rivolto al possesso fisico dell'oggetto amato, della donna. Due, l'amore può essere corrisposto, ma il desiderio non può essere appagato. Il desiderio non può mai essere soddisfatto. E questo perché i due partner del rapporto amoroso non si collocano mai sullo stesso piano. La donna amata viene presentata sempre come di rango superiore a quella del poeta amante. Qual è la conseguenza immediata di una concezione di questo tipo, cui il desiderio non può trovare soddisfazione e c'è questa impossibilità di incontro alla pari fra i partner? Beh, ne consegue che l'amore cortese non prevede l'amore coniugale. L'amore coniugale è escluso dalla concezione dell'amore cortese. L'amore cortese è solamente amore adulterino. Questi sono i due grandi architravi: l'amore come desiderio, desiderio di possesso, l'impossibilità di soddisfare il desiderio.